oggi finalmente nuovo calendario dell'avvento. E sì, quest'anno l'avete notato anche voi, ho scelto calendari dell'avvento un po' diversi dal solito, cioè mi sono concentrata principalmente su quelli che nel tempo non avevamo ancora mai avuto modo di spacchettare. E anche in questo caso, sempre su vostra richiesta, me l'avete veramente segnalato in tantissimi. Infatti avevo fatto l'ordine addirittura forse a fine ottobre o proprio il primo o il secondo giorno di novembre, e appunto ho comprato il calendario dell'avvento di Iginio Massari. Quest'anno veramente abbiamo fatto l'unplan con i prodotti di Iginio Massari, perché avevamo assaggiato il suo uovo di Pasqua in limited edition ed era stato qualcosa di pazzesco, e quindi non potevamo assolutamente non provare anche il calendario dell'avvento, che è abbastanza carino. Però come pack vi devo dire che non mi fa impazzire, perché io non amo il viola scuro, anche se mi piace molto il disegno che c'è sopra e il fatto che le scritte siano in questo color oro molto molto delicato, che secondo me va a dare comunque quel tocco in più al calendario. L'unica cosa che non mi convince appunto è il colore in sé, ma tanto l'importante è il contenuto. Si apre direttamente a ventaglio, no a portafoglio probabilmente, e all'interno ha 25 caselline tutte di cibo. Io spero che in videocamera stia rendendo, perché è davvero molto elegante e molto raffinato il pack. Tutte le caselline sono a cassettino, quindi vanno direttamente estratte, e appunto contiene tutti i prodotti di cibo, probabilmente tutti i prodotti dolci. L'ho pagato 140 euro, e appunto ho dovuto preordinarlo, per fortuna tra parentesi, perché poco dopo non ce n'erano più. Sapete che io sono una super amante della pasticceria di Iginio Massari, quindi non vedo l'ora di iniziare ad assaggiare tutto. Però come ogni video di cibo che si possa definire tale, ovviamente mi aiuterà Matteo, che è apparso magicamente al mio fianco. Assolutamente, si parla di cibo, quindi io, Matteo, ci sono, è sempre presente, e oggi mi sarai molto d'aiuto, perché questo calendario, non ve l'ho detto, ma è pesante, vero? Pesa, sì, pesa abbastanza. A te l'onore di iniziare dalla prima casellina. Ok, così vediamo se Matteo è capace di trovarle, che io mi perdo sempre. Allora, la 1 è qua in alto, trovata subito, e al suo interno c'è due cioccolatini. Cioccolatini, che belli. Posso, lo poso un attimo, Sì, è vero che pesa, che belli che sono, a parte che sono anche incartati, quindi c'è proprio il logo della pasticceria. Quello l'ho visto anche in altre caselline. Ah, è già sbirciato? Perché sono un po' aperte, vedete, c'è il taglio qua per tirarlo fuori e quindi si vede un po' dentro. Però è, non l'ho visto, appena arrivato e già sbirciato. Qui sono dei cioccolatini molto belli, e ce ne sono pure due all'interno. Perfetto, quindi direi. Uno a testa. Ah, ma no, non sono dei cioccolatini, sono, cioè sì, sono dei cioccolatini, ma sono proprio dei cremini, quindi una delle mie tipologie di cioccolato preferita. Sono anche bellissimi, decorati benissimo. C'è proprio l'arcobaleno. Esatto, c'è anche la scritta di Iginio Massari. C'è tutto il logo, e sono dei cremini, quindi i miei preferiti. Cioè, iniziamo benissimo. Perfetto. Buoni. Buoni. Buoni, buoni, buoni. Anche sulla carta c'è scritto tutto Iginio Massari. È tutto logato, bellissimo. Logato è giusto, sì, logato. Logato. Ok. Proseguiamo con il secondo, che ho già avvistato qui. Cioè, Matteo è molto più bravo di me a trovare le caselline. Delle praline, secondo me. Buone. Queste sono proprio delle praline, ma sembrano al cioccolato fondente. Buonissime, allora. Matteo contentissimo. E in effetti ti dirò che ispirano anche me. Secondo me sono tipo delle mandorle ricoperte, perché guarda la forma. Può essere. Sono un po' a goccia. C'è anche un altro frutto che ha questa forma, ma non mi ricordo quale. Magari. Aspetta, assaggio che così capiamo. Mandorle. Mandorle ricoperte di cioccolato, cioè. Buonissime. Ma buone, buone, buone. Togliamole subito a Matteo. Allora, secondo me non è mandorla. Ma sai che ho il dubbio anche forse. No, guardando la copertura è bella spessa. C'è una camicia, si dice camicia. Giusto. A forza di vedere Bake Off io. Ormai termini li sai. Sembro un'esperta, in realtà no, però sì. La camicia, ma non sono mandorle queste. Cosa possono essere? Pinoli, no? No. È sempre frutta secca. Però nocciole? Ma mi sembrano tanto allungate per essere nocciole. Però non è, no, beh, non possiamo continuare a mangiarli per capire. Tanto io ti stavo dando corda proprio. Sì, per mangiarli. Tanto ce lo faranno sapere. Comunque sì, o nocciole o sì, qualcosa sempre della frutta secca, ma non siamo tanto esperti. Io comunque, nel frattempo che tu parli, io individuo già la terza. Ah, ecco perché le trova subito, perché io fa che belli. No, vabbè.
sono bellissimi. Queste secondo me sono delle gelée. Sai che ho visto adesso che sono azzurre? Ah, non ti riaccorgi? No, ho detto bellissimi perché pensavo che li avessi visti. Per il disegno, tirandoli fuori, li ho visti marroni, pensavo fosse cioccolato. Ma adesso li hai tirati fuori. Sono azzurri e c'è un fiocco di neve in bianco. Penso in, sì, sicuramente in pasta di zucchero. Molto, molto bello. E speriamo che sia anche molto buono. Ma io sono, sì, il tuo è qua. Ma io sono una super, super amante delle gelatine. Il fiocco di neve, tra l'altro, è fatto veramente benissimo, sì. È tutto. Quindi, molto bello e molto elegante. Molto, infatti non vedo l'ora di assaggiarlo. Gin. Buone. Mamma mia, io le gelatine. Gusto di limone? Sembra, sì. Molto buono. Però non fidatevi di noi sui gusti perché... Beh, è comunque un agrume. Sì, no no, ma... Quello sicuro. È molto agrumato, buonissimo. Io sono un amante delle gelatine, quindi... Veramente, cioè, non poteva andare meglio di così. Poi di tutto, a parte, vabbè, le finte mandorle, chiamiamole così, che noi chiameremo, gli altri per il momento mandorle, sono, sì, sono due, quindi è fatto apposta perché ci fossi anch'io ad assaggiarlo. Sì, sì. Era previsto. Era per te questo. Allora, numero 4. Io intanto cerco di capire perché. Mm-hmm. Eh certo, bisogna sempre assaggiare. Mm, cosa c'è qui? Non lo so, io adesso lo aspetto a giudicare finché non lo tiri fuori dal cassettino perché non vedo mai bene. Sembrano... Comunque quelli buoni, è vero? Tanti l'ho messo lontano da te, alla fine lo finirò io. Esatto. Comunque sembrano bacche di vaniglia, viste così. O bastoncini di liquirizia. Sì, sì, esatto. Però sono di cioccolato, quindi dobbiamo aprirle per scoprire. Allora, no, non sono né bacche di vaniglia, forse sì, è la cosa che assomigliano di più. Sì, penso, grazie, che siano semplicemente dei cioccolatini, classici cioccolatini. Mmm. Mmm. No, no, vabbè, arancia candita ricoperta di cioccolato. Arancia candita. Non sono fan dei canditi. No, io sì. Mamma mia. Allora te li metto io, sto giro lontano. No. Sì, e dobbiamo assaggiare ancora. Buoni. Mamma mia, non potete capire questi buoni, buoni, buoni. E purtroppo a me non piacciono i frutti canditi, quindi... Beh, le finisco io, tranquillo. Adesso dobbiamo andare avanti col numero 5, bello grosso. Cosa ci sarà? Dei biscottini. Non pensavo. Dei biscottini probabilmente di pasta frolla, vedendoli così. Ce ne sono addirittura 3, quindi dovremo discutere per chi mangerà l'ultimo. Metà e metà, ci metà sta. Metà a me, metà a me. Comunque questo sta diventando uno dei miei calendari preferiti di sempre. Cioè, io aspiro a vedere quella casellina del 25 perché è lì, è grossa, gigante, in centro tutta dorata, quindi sì, proprio... Ti attira proprio. Sì. Poi vabbè, da super amante dei dolci non poteva che essere così. Questi sono i canestrelli, credo. Non tipici, mi ricordo, canestrelli. I biscotti, io mi fido. Lo so. Mamma mia. Quanto sono buoni. Ma cosa sono aromatizzati? Forse di nuovo agrumati, eh? Non so perché ha tutti i puntini neri che ricordano la vaniglia, quindi credo vaniglia, ma non la sento tanto. No, e sono delicatissimi. Sì, è buonissimo. Buonissimi, friabili, meravigliosi, cioè... Di questi ne mangerei all'infinito. Ne finirei un pacco intero io. Possiamo dividere l'ultimo, però. No, il pezzettino di Matteo. Non ho mai capito la divisione. Di Chiara. Che bello comunque avere lui che mi aiuta perché questo calendario a finirmi manca a sollevare il calendario. Sto cercando la 6, eccola qua. No, questa no. Matteo stava sbagliando, questa è la 9, la 6 è qui. Ah, lo vedo il contrario, è vero. Oh, meno male allora, che succede anche a lui. Estraiamo la 6. E qui Matteo ha già visto una cosa che gli piace. Sì. Io ero più contenta delle gelatine, spero di trovarne altre. Però questi qui dovrebbero piacere anche a me. Sono dei cremini con un colore un po' insolito. A me ricorda il pistacchio. Mi sa che sono al pistacchio e potrebbero diventare la nostra nuova ossessione. Assolutamente. 3, 2, 1, momento della verità. Sì. No, sono proprio... Cioè, sì, sì, no. Sì, sì, no, sì, sì. Sono dei cremini al pistacchio. Io non li ho mai assaggiati. Neanch'io, è la prima volta. Però amiamo il pistacchio, io personalmente lo amo. Matteo forse va a tratti. Sì, esatto, dipende. I cremini li amiamo tutti e due, quindi proviamo. Buono, eh? Buono. Gusto di crema di pistacchio proprio. Intenso, quindi...
se non piace il pistacchio potrebbero non piacere, esatto. Però effettivamente sono molto buoni e si sente non quel gusto chimico del pistacchio, è proprio il reale gusto del pistacchio, cioè è veramente buono. Buono, buono, buono. Numero 7, bella questa grande. Era grande, l'hai trovata facilmente. Cosa hai visto? Ah, è un brownie. C'è un brownie al cioccolato. E Matteo è un super patito dei brownie. Del cioccolato sono tra i due il più amante, di conseguenza. A me diciamo che il cioccolato piace meno rispetto a, poi, alla media generale, perché a me non piace. Ma sai che più che un brownie forse è tipo una sorta di sbrisolona? Che dovrebbe comunque piacerti lo stesso, perché... Quello non ci sono dubbi. Cioè, è... non lo so, questo dividiamolo a metà. Sì, sembra quasi un croccante. Perché è molto ok, sono riuscita a fare i danni soliti, dopo sistemeremo. Sembra quasi, non è un croccante come consistenza, però me lo ricorda anche a me tanto perché ha tutta la frutta secca. Le gocce di cioccolato, io lo sto analizzando nel frattempo. E lo assaggio. Mi aspettavo più morbido. Buono? Molto. Per me è la prima cosa che non mi fa impazzire. No, per i miei gusti, perché buonissimo. Cioè, è buono e perfetto, ma per i miei gusti è la prima cosa che non mi fa impazzire. No, è buonissimo. Si sente tanto il cioccolato con la frutta secca. Oltretutto, guarda, mi sono riempita. Ah, mi sente tanto. È vero, il cioccolato con la frutta secca. Però sono rimasta ferma alle gelatine e all'arancia candita che vedo laggiù e Matteo non mi lascia mangiare. No, se rimangono là, perché dobbiamo procedere alla numero 8 che io è di già nuovo mi ero grande. Dimenticata al conteggio. Qui un'altra cosa. Il mio unico commento quando tiro fuori il cappello è hai preso da me, perché poi stai dicendo procediamo, facciamo, ormai. Ecco, e qui abbiamo effettivamente il croccante. Questo, cioè, penso che non si possa definire in altro. È torrone croccante. Sì. Momento della verità. E, ma come mai perdo pezzi da tutte le parti? Io comunque sono mandorle tipo glassate quasi a torrone, cioè secondo me è qualcosa... Sì, ma credo sia solo mandorle però, Di molto croccante, e infatti... sì, sono mandorle ricoperte. Buona. Questa sarà... È buono? Più delicato il gusto rispetto agli altri, gli altri sono più dolci, vero? Cioè, buono. Non troppo dolce, no, però molto buono. E da amante dei dolci io preferisco le cose più dolci, ma ci sta che non lo sia troppo, perché essendo abbastanza grande almeno non... sì, vabbè, Matteo l'abbiamo perso ormai. Io amo invece le cose un po' meno dolci, sì, ecco. Anche su questo, come al solito, siamo diversi. Numero 9, che stavo confondendo prima. Ed è grande. Tripletta di grande. Qui cosa c'è? Questo non qui ce non l'hanno fatto a vedere. Non riesco a capire perché è già incartato, quindi è incartato e rincartato, perciò lo apriamo subito senza fare congetture. Io scommetto sul cioccolato. Quello era abbastanza facile da capire perché sembra proprio l'incarto dei cioccolatini, quindi... Ok, con un nastrino di bellissimo, Ginio Massari. Con il logo sempre di Ginio. E questo che cosa sarà? Cioccolato sicuramente, adesso avremo sbagliato tutti e due. No, non è cioccolato, infatti abbiamo sbagliato tutti e due, è un marron glacé, cioè tutti e due cioccolato, beh, era facile, lo trovavi subito, è un marron glacé, quindi qui non so come dividere, oh, l'ho diviso, guardate com'è morbido, Matteo prende sempre la parte più piccola. Vabbè, ma tanto non sono un amante del marron glacé. Neanche io in realtà, però questi potrebbero farmi cambiare idea, cioè... Questo è sulla buona strada. Buoni, 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 poi delicati. Sì. Cioè, la cosa bella è che veramente siamo già a 9 assaggi diversi, ma non ti... Cioè, ti danno quel brio, ti danno quella cosa in più, ma non, sì, non so. E le uniche due cose simili, se vogliamo chiamarle così, sono i due cremini, ma uno al pistacchio e uno al cioccolato. Quindi, in realtà, quindi è un continuo esplorare di nuovi sapori. Bellissimo. Questo è buonissimo perché non rimane pastoso in bocca. Vero. Nonostante sia molto morbido. È uno dei calendari più belli di sempre, questo. Sicuramente. Beh, certo, te è il primo. E numero 10, torniamo piccolino. Cosa c'è nel piccolino?
Qui è cioccolato, qui mi sa che hai ragione. Cioè qui è difficile sbagliarsi. E tra l'altro dei ecco infatti. Meno male che ho messo la mano. Dei cioccolatini bellissimi di nuovo con il logo di Iginio. Quindi in questo caso il logo è tipo tone sur tone quasi. È in questo rosa che si va a perdere. Sembra quasi stampato sopra. E riprende proprio il colore del pack del calendario. Speriamo non siano alcolici, perché io quando vedo cioccolatini tondi dopo un'esperienza che avevo avuto ho paura che siano alcolici, quindi proviamo. No, non è alcolico, meno male che tu la preparavo di me perché gli spezzo la metà. Vorrei sentirti dire, ho mangiato tutto, non l'ho fatto vedere. La camicia è sottilissima, è fatto veramente bene, è anche buono, ma non riesco a capire il gusto. Anch'io ogni volta, cioè, è tipo nocciola, è tipo il gusto del cremino, però un po' più, cioè è morbido all'interno. Sì, ma anche pezzi croccanti. Sì, è qualcosa di spettacolare, ma siamo pessimi a descrivere i gusti. Non siamo... noi mangiamo e basta praticamente. Sono buoni, buoni. Numero 11. Di nuovo piccolino. E di nuovo delle praline, in questo caso tonde e al cioccolato al latte, perché le altre erano fondenti, si vede anche dal colore. E quindi sono curiosissima di capire ogni volta che apro le cose. Però guarda come sto andando veloce e spedita, perché mi piace un sacco. Queste sono tue. Questa è nocciola, dai, per forza. Urge un secondo assaggio. No, è nocciola, secondo me. Ti ricordi? Tipo quelli che avevamo trovato nelle uova di Pasqua di Knam, che buoni erano. Questi sono simili. Molto buoni. Cioccolato al latte e nocciola. Sì, ho preferito quelli a fondente io. Immaginavo. O io questi al latte. Numero 12, dove sei? Qua bello grande di nuovo. Cosa c'è qui? Qui abbiamo un altro, non è un doppione assolutamente perché sono tutti gusti diversi, però c'è di nuovo qualcosa di simile al tuo brownie, come l'abbiamo definito noi. Questo secondo me, vedendolo dal colore, ha le nocciole. Aspetta che questa volta mi faccio furba e do a te il pezzo più grande. Ok. Stavi facendo cadere tutto. Sì. A me piace più questo, ma come nel caso dell'altro non me lo fa impazzire. Sai che non vedo le palline di cioccolato sopra? No, questo non le ha secondo me. È buono, sembra l'impasto del fondo della cheesecake. Ecco che anche Matteo fa i danni, però a me questo non fa impazzire. Neanche a te, vero? No, preferivo quello di prima. Buoni entrambi, però. Ovviamente, però sì, per i nostri gusti meglio gli altri. Allora, siamo al numero 13. 13, l'ho trovata io, notare. E qui abbiamo di nuovo questa sorta di torrone mandorlato. Cioè, mi sembra totalmente uguale all'altro, sì, quindi... manca a me. Penso che questo sia il primo doppione, vediamo cosa c'è scritto. Specialità dolciaria a base di mandorle, quindi avevamo ragione, ed è la stessa cosa dell'altro. Dov'era la carta? Questa. Sì, sono assolutamente identiche, quindi specialità di mandorle tostate. Non lo assaggiamo quindi? Abbiamo mangiato l'altro, abbiamo un sacco di caselline. Lo riassaggerò dopo. Sì, esatto, lo possiamo conservare. Allora, numero 14, di nuovo piccolino. Che bello! Queste, se vuoi puoi non assaggiarle, Ma credo di volere invece. No, cioè sono di nuovo, come avete capito dalla mia esaltazione, sono di nuovo delle gelatine bellissime. Mezza ne assaggio io. Mezza? Sì. Ok, perché io queste le amo. E poi, cioè, vogliamo parlarne? Quanto sono belle, cioè sono ancora più belle della precedente. Sì, sono bellissime. Secondo me queste sono proprio Natale, Natale, mi spiace quasi mangiarle, però... mamma mia, però poi comprerò tutte le gelatine da Iginio che non le avevo ancora provate, ma io sono una fan delle gelatine. Riesco a capire il gusto. Neanche, ma è buonissimo, cioè ha proprio quella consistenza della gelatina che ti dà soddisfazione quando la mangi volentieri. Poi la parte della gelatina è bella fresca, è un gusto fresco, quindi è molto buono. E anche il fiocco, secondo me, cioè, ci sta quella croccantezza che poi... L'avevo preferito un po' più sottile io, sì, come il fiocco di neve prima.
Per me era perfetto. Però ci diamo un'altra piccolina, in realtà sono quasi tutte piccoline, sì, se vedo, la numero 15. E qui abbiamo di nuovo probabilmente il cremino al pistacchio, quindi... Ah, il pistacchio? Sì, questo è il pistacchio secondo me. A me sembra più un marroncino rispetto a prima, forse è uguale ai cremini che abbiamo assaggiato per primi, secondo me. Secondo me è il caramello allora, sai? Allora è nuovo. Questo mi sa che è nuovo allora. Tanto lo scopriremo subito, però... ah no! È proprio un cremino ai tre cioccolati. No, ma come ho pensato buonissimi che potesse essere il pistacchio? Mamma che buoni questi. Questi sono i più buoni. Mamma mia. I miei preferiti. Buoni. Buonissimo. Cioè, delicato proprio, ma allo stesso tempo ti dà soddisfazione, non so come dire. Cioè, è veramente buono. Buonissimo. Poi si scioglie in bocca, ma rimane comunque consistente. E senti proprio i tre gusti. Sì, che si amalgamano bene proprio in bocca. Quindi... Buone, buone. Numero 16 qua su in alto. Io speravo fosse, ho visto questo pack, ho detto gelatine, gelatine. No, no, non è Angela. Chissà cosa ci sarà il 25, non sei curioso? Sì, tantissimo. È l'unica che non si vede. Gli altri si vede solo il logo della confezione, quello qua sulla plastica, quindi non è che si possa sbirciare più di tanto. No, infatti, infatti adesso quando li hai estratti ho detto è la gelatina, non era invece la gelatina. Qui c'è qualcosa con il pistacchio sabbiato, secondo me, ormai... Allora, dimmi come hai fatto un pistacchio sabbiato. È questo, questo è un pistacchio sabbiato. Basta guardarlo. Vediamo com'è. Mamma mia. È ripieno di pistacchio. No, ma queste cose così buone non le ho mai assaggiate, cioè... Questo è un mix perfetto tra cioccolato e pistacchio. Buono. Mamma mia. È veramente buonissimo. È pazzesco. Pian piano si sta svuotando e siamo alla numero 17. Ormai le vedo tutte. Qui abbiamo le lingue di gatto, i biscotti tipo i miei preferiti in assoluto da crino memoria. Non sono quelli con il cioccolato sul fondo, le lingue di gatto? In realtà ci sono sia senza cioccolato che col cioccolato, ma mi sa che ho sbagliato io, non sono lingue di gatto in generale proprio. Però tanto lo scopriremo subito e l'impasto sembra quello dei canestrelli di prima, quindi sì, con gocce di cioccolato. Sì, gocce di cioccolato e pasta frolla, credo. Buoni, buoni, eh? I biscotti sono molto buoni. E secondo me uno tira l'altro perché non ti... Stavo proprio per dire la stessa cosa. Per fortuna ne abbiamo altri due a testa, ma li mangeremo dopo. O per sfortuna ne abbiamo solo due a testa. Numero 18. E troviamo di nuovo praline al cioccolato al latte. Sembrano le stesse al fondente, ma invece che essere al fondente sono al latte. Esatto, perché hanno sempre la stessa forma di quelle che abbiamo assaggiato all'inizio, ma cioccolato al latte. All'inizio mi erano piaciuti e quindi penso che anche queste in più dovrebbero piacerti di più. Hanno anche esatto col cioccolato al latte. Buone. Preferivo quelle al fondente. Sono più strong le sì, altre. Sì, gli dava un gusto un po' più forte. Queste sono molto qui delicate. Si sente il gusto solo alla fine. Vero? Però buone buone. No, tutto buono per il momento. Sì. Numero 19. Adesso ci sarà, no, adesso mi sa che non ne troverò più perché ne ho già trovate tre. Però ovviamente come avrete capito dal è perché ho trovato delle gelatine di nuovo, anche queste bellissime comunque. Queste sono sempre una più bella dell'altra. Veramente, hanno dei colori pazzeschi e le decorazioni sopra sono ancora meglio. Queste tra l'altro hanno il colore al contrario delle altre, le altre erano verdi la gelatina è vero, e rossa, fiocco. Esatto, la decorazione. E qui invece abbiamo la gelatina in rosso e la decorazione che dovrebbe essere il pungito all'agrifoglio forse, in verde insomma con... ma te l'ha già mangiata? Io ti do ragione, sì sì, nel frattempo assaggio. No, che buono, questa è la fragola, questa è buonissima. Pazzesca. E davvero il fatto che abbiano questa decorazione sopra le dà quel qualcosa in più, sì. Però anche senza sarebbe stato buonissimo, No, veramente d'ora in poi io comprerò le gelatine quando andiamo dal Ginio. Numero 20. Ce ne mancano poche, Qui un altro cioccolatino. Altri cioccolatini, però ormai sì, siamo agli sgoccioli. E qui penso che ci sia di nuovo qualcosa di sabbiato sopra i cioccolatini, ma è vero! No, no, ma io non lo metto in dubbio. È vero! Solo che per me è sabbiato, non sapendo cosa sia, mi suona strano. Saranno tipo granelli di nocciola? Sembra di sì. E quindi all'interno dovrebbero avere il ripieno di nocciola. Sì. Sì. È veramente buono.
Ma sono proprio buoni questi qui, eh. Questo è più buono di quello al pistacchio. A me mi piacciono uguale, cioè li ricomprerei entrambi. Arriviamo adesso all'ultima grande, prima della 25. Della 25 ovviamente, che stiamo guardando dall'inizio. Cosa c'è qui? Anche questo sicuramente adesso è cioccolato per no, forza. No, sarà di nuovo un marron glacé, secondo me. Era uguale a quello prima. Meglio, perché sinceramente, nonostante non mi piacciono, ne avrei mangiato un altro, sì, eh. Anche due. Anche due, sì sì. A te l'onore. Grazie mille. Matteo ce lo descriverà, vediamo. Mi sa che è proprio un marron glacé dalla consistenza. Sì. Il pack comunque è fantastico. È eh, bellissimo. Poi se lo va però l'incontrario. Esatto, perché qui cade tutto. Sì. È proprio un altro marron glacé come quello che abbiamo assaggiato prima, quindi super top. Ultime tre caselline prima del, del premio 25. Finale. 22. Oh, ma quante gelatine! Ah, sapevi già! Sì, che ce n'era un'altra, sì. E questa di nuovo è, vabbè, magari la apro, però è di nuovo quei colori a contrasto. E qui c'è la stella di Natale, guarda che ecco, bella! Io ho visto il rosso e non avevo visto bene la decorazione, pensavo fosse di nuovo il fiocco. No, no, è proprio la stella di Natale. Sono pazzesche queste gelatine. Tutta! Tutto giro, sì. Quanto buona anche questa! Però anche io non distingo il gusto, di questa. Ma è un gusto che conosco, ma non mi viene. Sembra menta, ma menta non è. No, però è vero, anche a me la ricordava. Però buone, buone, cioè. Anche un calendario di sole gelatine secondo me va bene, eh. Sai, cioè, l'unico peccato delle gelatine? Che ti lascia lo zucchero in bocca. Ok. E poi quando assaggi il cioccolato te lo rende molto più dolce. Quello è vero, quello è vero. E siamo alla terz'ultima casellina. Non abbiamo un altro. Uno era. Se trovate altri calendari di cibo, fatemelo sapere, che nel caso Matteo è fatemelo sapere. Esatto. Poi vedrò se dirglielo. Siamo alla 23. Sì. Qui cioccolatini. Si chiamano tipo boeri? No. Non mi sembra, non mi ricordo. So che hanno un nome, ma non mi invento ricordo. Invento cose. Quale. Questi sono simili a quelli dove c'era la scritta Iginio, quindi in il logo fucsia. In fucsia, in rosa molto intenso. Questi hanno la stessa forma, quindi sono sempre a cupola. C'è sempre il logo, quindi la firma di Iginio. Dorata, sto giro. Dorata questa volta. Vediamo come sono all'interno. C'è sempre questo ripieno un po' croccantino e un po' no. Sì. E questi sono? Non lo so, pensavo fosse cioccolato bianco all'inizio. Però no, vero? Non riusciamo a capire i gusti di alcune cose. Sono buone, cioè le rimangerei e le continuerei a mangiare, ma non riesco neanche io a capire di cosa si tratta effettivamente. Sembra quasi mandorla, ma mandorle bianche tipo. Ok, non lo so, io non riuscivo a riconoscerlo, però buono, cioè se ce ne fosse anche un altro lo mangio volentieri. Penultima qui in basso, a te l'onore. Eccola, qui la 24 mi sembra simile a qualcosa che mi è piaciuto molto 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 prima. Cioè forse c'è dell'altra arancia candita ricoperta di cioccolato fondente. Ok, visto che l'abbiamo già assaggiata, allora. No, voglio essere sicura. Anche perché quella là praticamente ne ho avanzata una che mi ero tenuta per dopo e nel caso ne avrò pure di più. No, non cos'è? È arancia candita. Cos'è? Non lo so, no, non mi piace come l'altra. Che cos'è? È qualcosa di filamentoso. È un frutto, credo. C'era qualche frutto esotico, perché a me non fa impazzire. No, neanche a me. Siamo quasi alla 25 e la 24 ci ha un attimo lasciati sì, perplessi. Ti lascia una sensazione di freschissimo in bocca. Ma però non è che gusto è zenzero, per... io non sono tanto non mi pica. Esperta, ok. Quindi non lo so, però è simile, qualcosa che... Vediamo se dietro c'è scritto che cosa c'è nelle caselline, beh. No, non c'è scritto. Quindi andremo a vedere sul sito, perché sono curiosa di capire cos'era, ma la 24 non ci ha convinti. Non particolarmente. Però ora... siamo a quella che Matteo non vedeva l'ora finalmente di aprire. Cosa okay c'è qui? C'è una scatoletta! Una scatoletta anche bella pesantina, quindi... apriamola così. Cosa c'è? Ah, non c'è niente da mangiare. C'è la candela Iginio Massari alta pasticceria. Sì, va bene. Mi aspettavo un big premio io alla fine. La candela. Però guarda che ne abbiamo mangiate. Ma magari è commestibile. Non è una candela commestibile, è una candela molto elegante, tra l'altro.
che secondo me metteremo lì insieme all'altra. È bellissima. È davvero molto molto elegante, anche perché ha il logo Iginio Massari sempre non troppo esagerato in oro, bella. Sto proprio pensando al mio big premio. Io speravo di trovare tipo una gelatina gigante, invece no. Io mi aspetto un muffin, non so perché. Però direi che di cose da mangiare ce ne sono state e ce ne sono. Esatto, quindi... E sono tutte molto buone. Tranne la casolina 24. Che non ci ha convinti. E niente, ancora masticando. Ce l'abbiamo fatta. Questo era tutto. Questo era tutto per quanto riguarda questo video. Nuovo video. Ah, nuovo video. Sì, però ci sta. Fateci sapere nei commenti qui sotto se volete vedere altri calendari di cibo, così la prossima volta li assaggiamo insieme e tutti e due ci prestiamo molto volentieri. E quindi sì, smettiamo immediatamente di parlare. Vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!